I brani che ascolteremo sono il divertimento K138 di Mozart, è un brano composto circa nel 1772 dopo il secondo dei viaggi in Italia di Mozart, uno di quei brani che vengono generalmente definiti brani di viaggio. Il divertimento era una forma musicale generalmente abbastanza leggera e adatta all'intrattenimento o di ricevimenti o anche di feste all'aperto. In questo caso questo divertimento è un po' una, possiamo dire, una sinfonia in miniatura che consta di 3 movimenti, un allegro, un andante e un altro allegro, e l'allegro finale in forma di rondò, che sarà completamente affidato all'esecuzione dell'orchestra della Scuola Civica Soprani. Il secondo brano che ascolteremo è invece Le Sottate Jubilate di Mozart. È un brano dell'anno successivo, del 1773, considerate che nel 72 e nel 73 Mozart aveva 15-16 anni, in cui sono brani composti da un ragazzo estremamente geniale, estremamente talentuoso. Questo brano ha la particolarità che ha visto la sua prima esecuzione in Italia, a Milano, eseguita dal castrato Raluzzini, che aveva già cantato nel Lucio Silla, e verrà eseguito dal soprano Yuki Mizuno. Il terzo brano che ascolteremo sarà invece il Salve Regina di Schubert in La Maggiore. È un brano dal carattere estremamente calmo e meditativo e devo dire con un tipo di melodizzazione estremamente delicata, delle frasi, delle linee vocali di grande dimensione. Posso dirvi che questo brano vocale così delicato e meditativo, Schubert tocca un po' la punta e l'apice del sublime, un po' come accade per esempio per chi conosce nell'Ave Verum di Mozart. È un brano che in ogni caso è di notevoli dimensioni, perché il testo, l'intero testo del Salve Regina viene riproposto durante il brano musicale per 2 volte integralmente, la prima volta con varie disposizioni tonali, la seconda volta quanti temi che lo compongono, che compongono le varie frasi vengono risolti tutti quanti nella tonalità, diciamo, di impianto del La maggiore. E lo ascolteremo eseguito dal soprano Emily Scopini. L'ultimo brano invece è il concerto per 4 clavicembali di orchestra per 1065 in La minore di Johann Sebastian Bach. È un concerto che vede l'adattamento di un concerto di Vivaldi tratto dal Resto armonico ed è l'unico concerto che Bach fa utilizzando un materiale non proprio. Gli altri concerti, gli altri 12 concerti che lui ha scritto per 2 clavicembali, per 3 clavicembali e 4 da 5 da solisti, per essere clavicembalo solista, sono tutti quanti riarrangiamenti di brani di Bach stesso. Invece in questo caso viene utilizzato un materiale diverso. Bach generalmente è famoso oltre che per le composizioni monumentali, per organo, per il clavicembalo temperato, per le passioni. È stato anche un grandissimo trascrittore e attraverso le trascrizioni che lui faceva anche di altri concerti per tastiera ha appreso sostanzialmente molto bene tutti quanti gli stili, in particolare quello italiano. È uno di quei casi in cui, diciamo, la copia, il copiare serve veramente per studio e per apprendere, no? L'arte di saper copiare per fare proprio un linguaggio musicale. E lo ascolteremo dai pianisti Lorenzo Marchesini, Elisa Borghetti, Alessandro Orlandoni e Tommaso Speciale. I pianisti sono stati preparati da Emiliano Giaccaria dell'Accademia di Pianistica Unisono e i soprani sono invece stati preparati dall'Accademia Lirica Mario Vinci, sempre qui di Castellina.
Non mi rimane che augurarvi un buon ascolto e diamo il benvenuto con un applauso all'Orchestra Civica Soprano.
Thank you.
Thank you.
poi gli allievi delle Tessa Nasini, Lega Capitanelli, Diego Pirchio e Rita Pistoletti. Le viole, Dava Penese e Francesca Spada. I violoncelli, Valentina D'Andola, finalmente della nostra scuola, e Jacopo Curatore. Lorenzo D'Achille, il Covid che ha lasciato subito, e al contrabbasso Mia Soltanto. Il concerto è dedicato alla giornata di Santo Stefano, che è il patrono della collegiata, che alla fine di questo concerto aspetta tutti per celebrare la messa, e quindi ringraziamo come sempre per la squisita ospitalità e disponibilità il nostro parroco Don Bruno. Tante belle luci,
questa sera una stella musicale si è accesa in questa città di Castelfidardo, la città della fisarmonica, la città della musica, e quindi grazie a tutti per questo concerto che veramente merita di alto livello. Complimenti, congratulazioni, in modo particolare ai giovani che sanno darci queste note come via della pace. Auguri per questa Natale. Il mio punto di riferimento è il nostro presidente Moreno Giammattari.